Salva tutti! Chiari sono conosciuto la musica? No, no, non tutta la parte in mezzo, quella è tutta improvvisata, non proprio solo l'inizio e la fine, cioè questo. Che cos'è? Vabbè, la colonna sonora di un famosissimo videogioco uscito un sacco di tempo fa, ma nel quale io mi sono imbattuto solo adesso. E devo dire che mi sono divertito tantissimo con quel videogioco. Ok, sì, lo so, a quasi 60 anni io non dovrei giocare ai videogiochi, però ogni tanto devo passare il tempo. Soprattutto a quasi 60 anni non dovrei avere un cespuglio in testa, però c'ho manco il tempo di andare a raparmi. Allora, sì, sono reduce da 3 mattine, 3 pomeriggi di scuola, consigli di classe, verbali, documento del 15 maggio, 36 pagine. Adesso sono pronto per la burocrazia di fine anno, quindi i programmi effettivamente svolti saranno circa una dozzina di pagine a classe, 4 classi, dopo ci sono le relazioni finali. Dopo ci sarà ancora qualcosa di cui scoprirò. Vabbè, vabbè. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io ormai tocco la chitarra solo quando devo fare un Brevigilius, anzi addirittura l'ho proprio tolta dalla custodia solo per fare questo Brevigilius perché prima era chiusa nella custodia dall'ultimo Brevigilius. Anzi, mi sa da prima perché nell'ultimo forse avevo la chitarra classica e nel primo forse avevo la tele. Cioè, insomma, veramente non la tocco da un decennio. Ciononostante, l'ho trovata persino accordata. Tra l'altro, stavo pensando che io devo fare anche un video su come si accorda la chitarra. Voi mi dite, questo è pazzo. No, 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 non sono pazzo. O io ho un udito particolarmente fine che sente i microtoni, oppure io sento la chitarra sempre scordata, o meglio. La sento scordata se suono dei brani in certe tonalità. Cioè, la faccio ancora più breve. Era una cosa di cui mi ero già accorto anni e anni e anni fa, secolo scorso, quando suonavo dal vivo, che io, quando gli accordatori ancora non c'erano, erano quelli che dovevi staccare, attaccare, alla fine mi davo là, all'inizio del concerto, poi accordavo sempre orecchio. Cioè, io mi ero accorto che cambiavo l'accordatura della chitarra a seconda che il brano fosse in maggiore o in minore. Perché? Perché suonando soprattutto sporco, e non solo di power chord, succedevano delle cose strane, cioè se io accordavo la chitarra in modo che la prima e la quinta suonassero bene, poi quando facevo un accordo dove dovevo suonare, non lo so, le quarte uscivano tutte stonate, secondo me. Accordavo sulle quarte, benissimo, e mi andavano fuori le quinte. Insomma, c'era qualcosa che non mi tornava. Tanto per intenderci, se accordo per fare degli accordi così, accordi in un modo. Se invece devo guardare dove la maggior parte degli accordi sono un re praticamente che si sposta avanti e indietro, io tendo a mollare il mi cantino, tenerlo un po' più basso perché secondo me suona meglio. Il problema è che dopo, se ad esempio da un re fatto così passo un sol, c'è qualcosa che non funziona. Allora, sul pulito non si nota quasi per niente, sul distorto invece con i battimenti è una cosa che mi fa impazzire. Allora, o ho perso completamente l'uso delle orecchie, oppure io sento le variazioni di microtono che tra maggiore e minore per me la chitarra va accordata in un altro modo, c'è poco da fare. Ma di questo spero di parlarne più avanti, magari quest'estate, quando avrò tempo di studiarmi un po' questa cosa, perché ho visto che girano vari video su internet su come accordare la chitarra. Io vi dico sinceramente che l'accordatore, se io prendo e accordo tutte le corde mettendole esattamente al centro come dice l'accordatore, appena faccio un Do maggiore, mi suona da schifo, devo subito mollare un po' il Sol, rimettere a posto il Do, perché adesso tutti mi dicono: vabbè, c'è la chitarra con le ottave sbagliate, ho 4 chitarre, anzi adesso 5, e me lo fa su tutte e 4? Ma è una cosa di cui tra l'altro mi accorgo da tantissimo tempo, non mi sembra che le mie chitarre siano
messe poi così male dal punto di vista dell'ottavatura. Allora, di che cosa parlare oggi? Allora, no, non parlo ancora della nuova chitarra, sempre per scaramanzia, la uso veramente pochissimo, però già alcune cose le posso dire, ad esempio che l'ho comprata, l'ho pagata meno di quello che... C'è il mio amico Fabio che sta andando a comprarsi una Jap e vedremo poi se gli piace il manico e tutto. Ma l'ho veramente pagata poco. Diciamo il livello del prezzo è quello di una Squire, però mi sono trovato nettamente meglio rispetto alla Squire, la famosa Vintage Modify, ne ho già parlato. Come penso di aver già parlato anche del fatto che quando provavo le Squire in negozio mi ero appoggiato su un Fender Bass, no, Blues Breakers. Quelli nuovi, no? Che sono grigini, che secondo me vogliono rifare un po' il suono dei Marshall, non mi aveva entusiasmato molto. In compenso mi ero divertito come un pazzo, veramente alla fine provavo le chitarre con quello e ne avevo provate veramente tante, tra cui anche la Fender Strat HM. Mi ero divertito tantissimo a usare lo Yamaha THR10, cioè praticamente quello basso, piatto, chiaro, che sembra un tostapane, che ha dentro lucine rosse che copiano le valvole. Perché sono arrivato a una conclusione: probabilmente è passato talmente tanto tempo da quando io suono in un mix di gruppo, comunque dal vivo, che mi sono fatto più le orecchie per suonare come se il suono della chitarra fosse già inserito in un mix, cioè già microfonata, già tutto e via dicendo. E allora mi passava per la testa da tantissimo tempo di passare al digitale. Chiaramente non completamente, perché io non riesco mai a fare i passi più lunghi della gamba, almeno non ho più l'età. Mi ricordo quando ero giovane giovane, ho dato via il mitico PV Encore 65, il mio primo valvolare, per prendere la JCM 800. Fu un totale salto nel buio, che mi creò non pochi problemi il primo anno proprio per abituarmi al nuovo suono. Il problema è che adesso mi sono talmente abituato al suono del JCM 800 che è diventato un po' il mio punto di riferimento, anche se l'accendo una volta ogni 4-5 anni, però ce l'ho talmente in testa che rimane sempre il mio punto di riferimento. E allora appunto mi girava per la testa questa idea di passare al digitale, prima di tutto per la comodità. Anche per la comodità di registrare, la mia idea è sempre di far sentire qualche assolino, spiegare come io affronto le cose. Poi adesso è uscita una nuova legge sul copyright, allora non so neanche io più come fare. Vabbè, alla fine mi ero messo nella testa di prendermi la Helix e lo Stomp, quello piccolino. Perché? Perché si stava sulla scrivania, potevo giochicchiare un po' con i suoni, attaccavo e potevo registrare abbastanza velocemente. Tra l'altro, aspettate un attimo, la mia mania dell'ultima volta, l'ultimo video di Malmsteen. Senti. Cosa che Malmsteen faceva dal vivo con l'acustica, l'ho sempre imparata solo fino a qui, poi mi sono sempre bloccato. Il grande Bach. Vabbè, ma tornando a parlare di quello che stavo dicendo prima, ecco, mi ero un po' messo nella testa di prendere quella Helix Stomp, piano piano imparare ad usarla anche per la curiosità. La curiosità rimane uno dei miei aspetti fondamentali. Io voglio imparare come si usano determinate cose. Aveva anche un prezzo tutto sommato abbordabile e niente, più o meno avevo in testa questa idea. Nel frattempo sono andato a posto alcune cose. Io avevo il delay MXR Lecoplex che aveva lo switch rumoroso, l'ho mandato in assistenza questo a novembre dell'anno scorso. Mi avevano detto che giustamente lo switch era in effetti rumoroso e aspettavano il pezzo di ricambio dall'America. Adesso mi chiedo come sia possibile che abbia uno switch talmente particolare che deve arrivare dall'America. Comunque resta il fatto che fino a 2 o 3 giorni fa, anzi settimana scorsa,
e ancora non stavano aspettando lo switch dell'America. Fino a quando il tipo del negozio che me l'aveva ritirato e mandato nel laboratorio di riparazione ha detto: no, guarda, adesso veramente non se ne può più, tu hai anche le tue ragioni, praticamente sono 6 mesi che aspetti, adesso prendiamo in mano la situazione in maniera brutale. Ha fatto una telefonata, praticamente ha minacciato il mondo intero dicendo che io ho perso dei concerti a causa, insomma, tutta questa cosa qui in capo a una settimana è arrivato un delay della Maxar nuovo con le scuse di quelli là che dicevano che il pezzo non è ancora arrivato, però come parziale, diciamo così, riparazione del danno che io avevo subito, me ne mandavano uno nuovo di pacca. E vabbè, me lo sono portato a casa questa settimana scorsa. Questa settimana invece ero, ripeto, pieno fino qui di impegni scolastici e mentre stavo aspettando, ho finito lezione verso le 2, ad un quarto iniziava il consiglio di classe, ho cominciato a smanettare sul telefono e ho visto che nel mio negozio, tra virgolette, di fiducia era arrivato un usato veramente interessante. Quale? Eccolo qui. È incredibile. E là, ecco la luce che spara, è la Helix LT. Allora, mi direte, ma io non dovevo prendere lo stomp? Beh, avete perfettamente ragione, la mia idea era di prendere lo stomp, anche perché l'idea dei soli 6 blocchi, cioè veramente di essere limitato, a me piace molto perché vuol dire che devo proprio andare a badare solo al suono. Resta il fatto che io ho visto che c'era questa usata, ho mandato un WhatsApp al mio amico del negozio, gli ho detto: ma guarda, ma è ancora lì? Gli fa: sì, è ancora qui. Gli ho detto: tienimela lì fino al pomeriggio che vengo a dargli un'occhiata. Ok, ho fatto il mio bel consiglio di classe, tutte le mie menate, mi sono fiondato a casa, ho preso 2 pedali che non usavo più, sono andato in negozio, ho detto: dai, fammela vedere se è tenuta bene. Cioè, a me sembra veramente tenuta bene. La cosa curiosa, veramente curiosa, è che questa usata me la metteva allo stesso prezzo dello stomp nuovo. Tra l'altro lo stomp, l'HX stomp della Lanxess nuovo non l'aveva. Mi ha detto: guarda, se vuoi te lo ordino, però dovrei aspettarlo circa un mesetto perché adesso spediscono tutto assieme. Ho detto: scusa un attimo, per non sapere né leggere né scrivere, alla stessa cifra mi prendo quello più grosso. A questo punto prendo questa. E tra l'altro, anzi, allora, vi ho risparmiato l'unboxing, che penso sia una delle cose più tristi esistenti sulla faccia della Terra, però insieme a voi voglio vedere se si accende, perché io non l'ho ancora accesa. Vediamo se sì, sembra dare segni di vita. Versione 2.71, per quel poco che so io della Helix, dovrebbe essere l'ultima versione disponibile. Allora, accendersi si accende, suonare non lo so perché la chitarra voi l'avete sentita diretta nell'ampli, non l'ho ancora fatta passare qui dentro. Tra l'altro leggo qui il primo preset, non so, magari il preset di fatto da quello che l'ha lasciata, c'è scritto jazz, jazz. Forse è una chiara indicazione che devo piantarla di far casino perché, ops, si spegnerà così o sarà come un computer e bisogna seguire una procedura. Boh, onestamente non lo so. Comunque, sono pronto per iniziare una nuova avventura. Torno da voi in un attimo. La pensavo molto più leggera. Una nuova avventura sonora con questa Helix LT. Ma non è finita qua, perché, come ho detto, vi hanno portato dietro 2 pedali. Uno era l'Ecoplex, praticamente nuovo di pacca, sacrificabile, e l'altro era, adesso qui Gianmario, l'amico, l'altro era il Boss Combo Drive, che non uso da una vita. Io ho capito che ormai i negozi non permettono più niente perché gli rimane un po' sul groppone. La colpa non è tanto mia, la colpa è di molta gente che compra da internet, poi le cose non gli piacciono, le porta in negozio e i negozi si riempiono di materiale di scarto di altri. Vabbè,
E niente, gli ho portato questi due pedali e gli ho detto: dai, valutami un po' tu e poi io pago la differenza. E la cosa curiosa è che mi ha valutato molto di più il combo drive. Insomma, i pedali Bossa sono un po' come denaro contante. Attenzione, mi ha valutato di più l'Ecopless, siamo in chiaro, però in proporzione rispetto a quello che avevo pagato. Ci ho perso, diciamo così, di meno sul combo drive rispetto all'Ecoplex della MXR. Anche questo è interessante. Così alla fine, questo che adesso è qui per terra, l'RXLT, sono andato a pagarlo praticamente come il tostapane, cioè lo Yamaha THR10. Insomma, avete visto che delle volte è proprio la fortuna, si incastrano un po' tutte le cose. E l'ho pagata praticamente lo stesso. La stessa cifra con cui ho pagato ormai il mese scorso la chitarra che ancora non vi ho fatto vedere. E chitarra alla quale io ho già pensato di mettere dei nuovi pick up. Il problema è che le due volte che l'ho attaccata ho detto: ma cosa gli cambio a fare che suonano esattamente come voglio io? Allora mi sono detto: vabbè, dai, gli metterò un ponte più bello. Non è una Fender, non è una Squire, ma una chitarra tipo strato. Gli cambierò il ponte, ragazzi. E da quando l'ho presa non gli ho cambiato le corde, non so manco la scalatura, che rimane sempre accordata, cioè ho paura a toccarla, addirittura ho paura a fargli un setup perché funziona così. Sarà un esemplare fortunato, non so neanche dove l'abbiamo fatta questa chitarra, non ho trovato made in scritto da nessuna parte. E niente, me la tengo così perché vabbè, le corde quando saranno ormai a livello tetano dovrò cambiarle, ma ho veramente paura perché è in un equilibrio che mi sta dando una marea di soddisfazioni, una marea per le due volte che l'ho usata. Non ve la voglio far vedere perché, come avevo già detto, voglio imparare un pezzo per suonarlo. Ho scelto il pezzo. È una cosa che io ho già suonato, probabilmente uno dei miei video su YouTube dove presentavo una chitarra che ha avuto più visualizzazioni in assoluto. E qui mi sono scontrato contro un altro mio grosso limite, quello di risuonare un pezzo che avevo già fatto. È un incubo per me andare a ricercare le stesse note che avevo fatto in quel brano. E non è un brano rock, siamo in chiaro, anzi è una ballad, un lento, quindi. Tra l'altro l'avevo scelto per presentare la chitarra perché era fatto di 6 giri tutti uguali, la strato ha la 5 posizioni del selettore, praticamente partivo con uno, li passavo tutti e poi tornavo all'inizio. È un brano proprio perfetto per far sentire i suoni della strato. Sono riuscito a rimpararlo uno e mezzo. Quindi se tanto mi dà tanto, tra un anno sarò pronto a presentare la nuova chitarra. Io dico sempre, con l'estate avrò più tempo, sì, col cavolo perché ho gli esami, poi si suppone, si spera, andrò in vacanza, poi ci sono i soliti lavori da fare in casa. Cominciate a pregare che abbia del tempo libero per vederla e ascoltarla, oppure pregate esattamente per l'opposto, per non vederla e soprattutto per non ascoltarmi, che forse tra tutte le cose è ancora la migliore. Ci vediamo la prossima volta.